Evolution Box Oh-Oh and Lugia! Ska! On the voice, on the microphone, Ska, senza yeah, voice. Yeah. È arrivato il Break Evolution Box dedicato a Oh-Oh e Lugia, dopo che qualche mese fa, a inizio anno, uscì il Break Evolution Box dedicato a Empoleon Break con altre tre break. Stavolta lo hanno... Come si dire? Impostato leggermente diverso, ha messo due protagonisti, Oh-Oh e Lugia, Oh-Oh Break in versione giambica e versione normalica, e Wobble Fat Break, così. L'intruso, se vabbè, c'è sto intruso. Andiamo a vedercelo, gustiamocelo dentro, ci sono anche un sacco di buste da aprire, un sacco di carte da trovare, tra cui una carta ex full art, che troveremo all'interno di una delle buste. Cioè la mia. Non, assolutamente no. Andiamo avanti. Comunque, vediamoci le carte, le promo di questo Break Evolution Box. Se riesco a aprirlo, attenzione, stavolta è una foto più complicata. Allora, step 1, la Break Jumbo, che è bellissima, dedicata a Oh-Oh Break Jumbo XY154. E di conseguenza anche questa era la XY154. Eccola qua, le promo, appunto dicevo, Oh-Oh Break Black Star XY154, terza volta che lo dico, e Wobble Fat Break XY155, promo Black Star, e abbiamo poi Oh-Oh la XY153 e Lugia la XY156, sono andati in ordine, là. Bella lì, poi le tiriamo fuori dopo, che ce l'ho circa 3 quarti d'ora. E siamo attenzione, c'è la carta codice, l'ho vista sotto. Sindrica è di là. Abbiamo una busta di Breakthrough, due Fateful Lights, Breakpoint e Ancient Origins. E adesso andiamo a vedere cosa troviamo in queste buste, che è il momento bello è gustarsi le promo, gustarsi la confezione, ma anche aprire per esempio una carta full art di Miska. La indovino con una? Ok, io ci provo con queste due. Allora, partiamo da Fates Collide, dove non troveremo una carta ex full art. È facile la prima busta c'è fuori, ho finito. Attenzione, abbiamo niente proprio di meno che Glaceon ex full art. Vi ho detto che avremmo trovato una full art all'interno di questa edizione speciale ed eccola qui! Soprattutto che non l'avremmo trovata nelle prime buste. Esatto, ed eccolo qua, spettacolare, Glaceon X full art, direi che come inizio non c'è male, e anche un bel Ben Spoon reversico, ma sicuramente il nostro Glaceon è qualcosa di spettacolare. Andiamo alla seconda busta dove non troveremo 5 euro, no, infatti sono dentro le carte. Attenzione! Vediamo cosa ci riserva questa seconda busta. Vediamo se sì, attenzione! Seconda full art, Altaria Rex full art! Attenzione! Spettacolo! Che sono le buste che non abbiamo scelto. Esatto. Sky, io non ho parole. Due buste, due full art. Maddo, andiamo avanti. Vediamo se il resto della confezione ci regala altre emozioni così grandi. Io la indovinavo con due. E indovinandola con due, trovo Gyarados, che era anche la promo Gyarados, che era anche la promo della pre-release, con chiaramente il simbolo dell'espansione. Abbiamo poi Breakthrough, lasciamo in ultimo la busta che ha scelto Ska, che la indovinava con una, ma mi sa che qua abbiamo indovinato solo il fatto che c'erano delle full art all'interno della confezione. C'è un bel Misma Juice e un bel Mismoire, and attenzione, sorpresa, sento che qua c'è una ex Ska, non so, mi è venuto questo sentore strano, mi sento una fuoriserie, una Ferrari. E attenzione, c'è Garchomp olografico e Bustin' Balloon. Del resto, dopo due full art direi che è già anche troppo bene. Decisamente, assolutamente. E Tubers, ho perso il Chuck, eccolo qua. È finito dentro il boost al posto del culo. Sì. Da Scalergia, dal vostro Los Boosting, per la Break Evolution Box dedicata a Oh-Oh e Lugia. È tutto, ci vediamo alla prossima. Chuck, goodbye.